Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo preciso momento mi trovo in Sardegna e sto facendo un trekking meraviglioso che porta dall'altopiano del Golgo fino alla cala Mariolu. Un percorso bellissimo, più o meno di 2 ore, tutto in discesa, poi ritorno dopo aver fatto un po' di spiaggia. Devi risalire più o meno 500-600 metri di dislivello, ma è veramente spettacolare in questo punto particolarmente perché c'è questo arco ed è proprio una finestra sul mare, bello bello bello, finestra che dà sul parco nazionale del Golfo di Orosei. E niente, questo è il video della Sardegna che inizia a breve, sarà un po' uno spezzone di varie attività, varie cose che farò nella prossima settimana e quindi a volte ci saranno degli sbalzi temporali, ci saranno degli spostamenti che magari non riprenderò perché farò comunque tante attività, però cercherò di mettervi un po' di immagini carine di questi posti meravigliosi della Sardegna e delle sue acque blu, Sardegna blu, meravigliose blu, non so più come descrivere il blu della Sardegna perché è bellissimo. Dal parcheggio di Cala Fuili, che si scende da di là, di qua si va alla spiaggia e mentre di qua parte, scusate che è buio, parte il sentiero e in teoria è più o meno 2 orette. Adesso vediamo un po' come sarà, se sarà panoramico, difficile, duro, impegnativo, proviamo a capirlo. Questo è il sentiero anche verde, infatti ci sono tutte le indicazioni e questi segnavia verdi. Adesso c'è questo triangolo. Per ora molto carino, molto caldo, molto faticoso. Oggi è il 7 di settembre, sono le ore 4:20, si muore decisamente di caldo. Però questo sentiero è per ora è bellissimo e anche impegnativo il giusto, però molto molto bello. Deve ancora diventare panoramico, spero dopo si apra un po' il panorama. Bello fare le clip per riposare un attimo. Abbiamo camminato 1 ora e 40, siamo in un bellissimo punto ma non siamo neanche ancora arrivati, siamo scesi per questa gola bellissima scavata da un fiume chissà quanti anni fa e per ora non è panoramico il sentiero, è molto chiuso quindi fattibile da fare anche con il caldo perché c'è abbastanza ombra, però quando arrivi qua al mare di questo colore non ci credi che sia così bello. Siamo quasi arrivati, si vede dall'alto Cala Luna. Ci
dovrebbero essere anche delle grotte abbastanza grandi. Siamo scesi del tutto, ormai ci siamo, le zanzare hanno iniziato a beccarci perché effettivamente siamo in mezzo un po' a una palude. Eccola la palude. Siamo arrivati, qua ci sono delle pareti bellissime, sicuramente si arrampica e magari nei prossimi giorni proveremo ad andare anche ad arrampicare da qualche parte. Il sole tra un po' è in fase di tramonto. Andiamo a vedere qua cala luna. Appena arrivati a cala luna c'era un po' di gente. È andata tutta via perché o ci arrivi con il trekking di 2 ore oppure la maggior parte delle persone prende il traghetto da dove siamo partiti e non so adesso il biglietto quanto lo facciano pagare, però penso 5-10 euro. E noi adesso andiamo di là dove ci sono delle grotte e mettiamo la tenda e stiamo qui la notte, ed è bellissimo perché non c'è nessuno. È una cala meravigliosa. Ovviamente il sole è tramontato dall'altra parte, ma noi domani mattina vedremo il sole sbucare fuori dal mare e non vedo l'ora. È successa una roba assurda. Io ero al telefono prima con una persona che sta organizzando un giro in barca a vela nei prossimi giorni, che spero di portare su questo video. Spero, perché c'è il tempo è un po' incerto, quindi non so se si potrà fare questo giro in barca a vela. Ma e mentre ero al telefono è arrivato un ragazzo con un toro, un piccolo. E, boh, è stato stranissimo, e quindi io ero al telefono e c'era l'Anna che era lì con questo ragazzo e sto toro. E, grandi emozioni sempre qui in Sardegna. È andata benissimo, ieri abbiamo cucinato qualcosa ed è stato bello stare davanti al mare, sono venute fuori un sacco di stelle, si vedeva benissimo la Via Lattea, e adesso è il momento di ripartire, torniamo alla macchina. Tra l'altro stamattina abbiamo fatto qua una nuotata che sembrava di stare praticamente dentro un acquario, era meraviglioso, limpidissimo, il mare si è calmato molto rispetto a quando eravamo arrivati ieri sera, e niente, posto incantevole, meraviglioso.